En la serie de nuestra rama. Sí, los colegio del libro. Io un kayaké, por favor. Grazie, Enrique. Mi sembrava di aver venduto una copia da qualche parte. I libri d'avventura sono la mia passione, la giusta fomentare la regola londinese. Signore, la potete sentire una storia meravigliosa. Voi la vedete questa locanda, no? Sì, ma non c'era una stampa. No, c'era uno spiegato che partiva da qua. Ci mancava da mille metri di fare. Che c'erano le mucche, non lo ricordo benissimo. Solo! In mezzo a mucche, capre e cammelli, mentre il sole stava per scendere, dietro le dune del canale, un fuoristrada nero si stagliava minaccioso. Scusa se ti interrompo, Indiana Jones. Prima stavo cercando di dirti, questa locanda l'ho fatta io, disegnata io, sì, circa 30 anni fa. Ma non ci posso credere che l'abbia poi costruita, portata avanti da sola. Ma di chi serve? Ma come di chi parlo? Donna scelta e chiarti. Mi ricordo che il primo schizzo l'ho disegnato una sera quando stavo a cena con lei, dietro un menù. Ma non ci posso credere che l'abbia poi tirata sì, su. Sì, vabbè, come fai a sapere che era un tuo disegno? Dai. Le costruzioni sono come i figli, le riconosci subito. Ah, io non saprei come riconoscere un figlio. Ho sempre vissuto viaggiando, figurati, a malapena riesco a riconoscere il mio zaino. Ma c'è un adatto. L'esploratore solitario. Non credi che questo sarà, possa ispirarti a un racconto o qualcosa del genere? No, questi sono tre genitori. Ho appena ricevuto l'invito al matrimonio, ho prevenduto al mio editore il titolo. Senti che roba. Un tuffo nel passato, visita alla vecchia zia greca. Quindi tu sei andato qui? No, io sono italiano di Roma, nato a Ostia. Detto tutto. Mia madre invece era greca. L'unica volta che venni qui fu per fare visita a una vecchia zia che abitava da strada, passava a parlare 8 anni fa. Quindi adesso potresti scrivere nel tuo libro della locanda di San, così tutti i turisti si sentirebbero a visitare. Ma che serve? Ma no, questo posto deve rimanere così, un paradiso segreto, incontaminato, come l'ho conosciuto io.